farmaceutica, e quindi ci mostrerà anche attraverso testi molto importanti quello che succede dietro le nostre spalle, le nostre spalle, e soprattutto su Alcit in Iuria Verbis in ogni caso. Bene, allora a te la parola e complimenti di tutto quello che fai, ti ringrazio e soprattutto grazie per aderire sempre alle nostre conferenze. Allora, prego. Allora, visto che sto vedendo che ci sono molte facce nuove qui, il che mi fa piacere da una parte, però mi dispiace anche che quelle vecchie non ci siano più, e può darsi che si siano stancati. In ogni modo, queste mie conferenze sono iniziate fin dai tempi del professor Delia, come tu ti ricorderai, incominciando con un paio di conferenze che facemmo presso l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, non so se te le ricordi. Quelle no. Le abbiamo continuate nello studio del professor Delia, e poi di qua e di là, ma insomma praticamente questo tipo di conferenza io lo faccio, calcola che la questione Accademia della Libertà, Accademia dell'Arte Sanitaria, che è finita con la mia denuncia del professore, per cui il presidente che si fregava i soldi, per cui io fui mandato via da una congrega di persone che facevano parte del consiglio di dirigenza e che va detto e ripetuto, che erano tutti direttori generali di ministero, quindi praticamente per dire qual è il clima che c'era allora e c'è oggi. Sono 30 anni fa, e più. È ormai una trentina d'anni che noi facciamo queste conferenze, quindi gli amici qui che non mi conoscono non si stupiranno se su certe cose salto e se il mio percorso, pur se lineare, non è molto, come dire, molto preciso e anche non di facile comprensione. In ogni caso, partiamo subito. L'assunto fondamentale delle mie conferenze non è quella della denuncia to cure del farmaco, dei farmaci e delle industrie farmaceutiche, e men che meno del progresso che c'è nell'ambito della ricerca, perché è inutile dirlo, noi qui siamo nel pieno di uno sviluppo, di un progresso tecnologico che ha del sorprendente. Anche oggi sentivo in televisione che fanno degli interventi eccezionali. Quello che a noi ci interessa di sottolineare non è tanto il progresso della ricerca e i risultati della ricerca, perché non sono questi i punti essenziali, se no si cade, come avevo detto prima, nel complottismo o in un discorso generalizzato di rifiuto di cose che potrebbero essere assolutamente utili e che invece poi dal fatto che non vengono utilizzate diventano assolutamente disutili e obsolete. Allora, proprio per iniziare, voglio far vedere un libro che è uscito di recente e di cui consiglio vivamente la lettura. Allora, questa cosa qui, che nasce proprio da una esigenza fondamentale di conoscenza. Guardi, il libro costa sui 12-13 euro. Chiunque ha problemi con i farmaci, è bene che se lo compri. Vi leggo qualcosa, perché è bene... Di Walter Bianchi. Walter Bianchi. È di Walter Bianchi. È veramente importante. Poi dico anche chi è Walter Bianchi. Lui è una persona assolutamente affidabile, proprio per i ruoli che ha avuto. Che sono anche i ruoli che ho avuto io, per cui conosco tutto dai retroscena. Allora, tutto quello che devi sapere prima di assumere un farmaco per non rischiare la salute e vivere. Questo libro è un'enciclopedia pratica di ciò che ogni cittadino dovrebbe sapere sull'impiego dei farmaci. Walter Bianchi, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Attività Regolatorie. Allora, io mi soffermo un po' anche su queste sigle che sono importantissime. Il fatto che ci sia oggi una Società Italiana di Attività Regolatorie è un fatto importantissimo
è assolutamente innovativo rispetto al passato. Noi dobbiamo ricordarci che per quanto riguarda la farmacologia, fino agli anni 50 gli effetti secondari non esistevano. Allora, pensate un po' che razza di santo... Esistevano, ma non erano presi in considerazione. No, non erano presi in considerazione, non esistevano proprio concettualmente. Altro che se esistevano. L'industria farmaceutica, fino agli anni 80, ha continuato a proporre, no? A proporre farmaci, tra l'altro alcuni importantissimi e validissimi, senza dire mai gli effetti secondari. Ma perché non li diceva? Perché i medici non li chiedevano. Allora pensate, ecco cosa significa vivere in una situazione di obiettivo e sostanziale progresso tecnologico e anche delle conoscenze. Prima della Fercomtergan, cioè del talidomide, voi sapete di che si tratta? Purtroppo sì. La nascita di bambini focomelici. Chi è il bambino focomelico? Non credo che siano molte persone che sanno che cosa significa focomelico. Erano bambini che avevano le mani appiccicate al tronco senza avere le braccia. Avevano, continuano a averle adesso. La cosa grave, che vedete si chiama Affair Contergan, che questo era il nome classico del prodotto, in Italia si chiamava talidomide. La cosa grave è che fino al caso Contergan, nessun medico aveva in mente l'idea che dare un farmaco a una donna gravida avrebbe potuto danneggiare il feto. Ora bisogna avere coscienza di queste cose per vedere qual è il clima nel quale si vive, capito? Quindi non si può prendere ad esempio criminalizzare il farmaco senza tener conto del contesto, del frame, del Tanshang corrente. E dico soltanto questo perché il concetto di effetti secondari dei farmaci correlati con l'assunzione di più farmaci, il concetto di interazione fra i farmaci, è un concetto che ancora non è percolato nella società attuale. Negli Stati Uniti la media delle prescrizioni sono di 18 prodotti diversi, soprattutto negli anziani, 18 prodotti diversi al giorno. Nessuno, io sto scantonando, ma è importantissimo questa cosa per rendersi conto in che mondo si vive, prima di criminalizzare il farmaco, poi diremo anche ragioni di altro genere, perché sono esclusivamente ragioni di frame, di ignoranza media della popolazione, cominciata ai medici, che sono sistematicamente indottrinati sul nome del prodotto, non sulla qualità del prodotto. Specie in Italia, che è un paese dove la farmacologia clinica non fa parte degli esami fondamentali e nemmeno complementari della laurea in medicina. Oh, vi rendete conto? Farmacologia clinica. Dovrebbe essere la base, no? Se un medico prescrive dei farmaci. Soprattutto un medico generico. Invece la farmacologia clinica è una materia ignorata. In tutte le facoltà di medicina italiane ci saranno sì o no 4-5 istituti di farmacologia clinica. Ecco, per avere un po' il quadro generale nel quale noi ci muoviamo e per dire anche come sia possibile che uno prescriva, no, 18 prodotti diversi a un anziano senza tener conto che il sistema metabolico di un anziano è estremamente rallentato rispetto a quello di un bambino. E siccome anche in America, dove obiettivamente la chimica farmaceutica viene studiata, perché per iscriversi alla facoltà di medicina negli Stati Uniti bisogna prima dare un esame di chimica, quindi ti fai un anno di chimica e poi ti fanno gli esami, se l'hai capita sì, se no ti saluto mascherina. Allora, se non si riesce a afferrare questi concetti, non si capisce tutto il quadro generalizzato che ci sta attorno. È chiaro, no? Allora, è possibile pensare, e qui entriamo proprio in un concetto di intelligenza, pensare che tu dai 18 sostanze, ciascuna delle quali ha una sua specifica attività,
no? Ma senza tenere conto che questi 18 interagiscono tra di loro. La ricombinazione molecolare è una cosa drammatica. 18, questo è lo standard. Cioè, questi sono dati statistici. Fortunatamente per noi è che la prassi medica in Italia, in Europa e nel mondo è tallonata da lavori degli istituti di sociologia, di psicologia e di quant'altro. Ma questi lavori, che sono chiaramente fatti anche con lo scopo di tallonare i medici, anche fatti concorrenziali e quant'altro, però pochissime persone li seguono. Cioè non ci sono dei libri, non ci sono dei trattati, no, i quali illustrano, no, cosa succede obiettivamente. Ecco, l'unico dato interessante è che in qualsiasi pubblicazione dei media televisive e quant'altro, quando si parla di nuovi farmaci non si parla mai di effetti secondari, anche oggi, quando però la coscienza nell'opinione pubblica degli effetti secondari c'è. Però ripeto, l'interazione tra i farmaci è qualcosa di assolutamente assurdo, cioè non ci pensa mai nessuno. Perché? Perché sono situazioni, e qui entriamo nel vivo della faccenda, cioè entriamo nel marketing. Allora, noi abbiamo avuto un arco di vita della storia farmaceutica italiana in cui a un certo punto, che risale al 1975, l'industria farmaceutica italiana e mondiale è caduta nelle mani del marketing, degli interessi puramente economici e finanziari. Tutto quello che ne è venuto dopo non coinvolge i laboratori di ricerca dell'industria farmaceutica. Puoi ripetere l'anno? 1975. Perché il 75? E perché è avvenuto in quel momento, io l'ho sempre seguita la faccenda. Nel 75 c'è questo salto di qualità. L'industria farmaceutica diventa marketing oriented. Prima non lo era. Alla direzione delle strategie dell'industria farmaceutica non c'è più la ricerca. Prima, fino al 75, quello che contava di più era la ricerca. Era anche una situazione di vuoto farmaceutico, per cui quando usciva fuori qualcosa era sicuramente utile e veniva proposto come tale. Dopo no, si trattava di riempire questi vuoti e vendere il vendibile. Per cui un prodotto che era stato studiato per abbassare la pressione te lo vendono per far aumentare i capelli. Cioè dipende dal marketing, cioè dipende dagli spazi liberi lasciati dal mercato. Ad esempio il generico è un secondo, terzo o quarto marchio del marchio originale. Sì, però da questo punto di vista è un passo avanti, allora diciamolo subito. Passo avanti o passo indietro? Tu sei intervenito sul fatto. Cos'è successo solo di recente in Italia, mentre in altri paesi era accaduto prima? Che fortunatamente con lo scadere dei brevetti è stato possibile in qualsiasi paese ed in per qualsiasi tipologia di merce, quando scade il brevetto chiunque lo può copiare. Questo è stato un passo avanti notevolissimo anche in Italia. Tenete presente che in Italia la brevettabilità del farmaco, che è avvenuto in concomitanza nel 1975, prima non c'era il brevetto in Italia, e qui dovrei fare tutta una storia che ho già fatto altre volte, che mi porterebbe via da quello che volevo dire oggi pomeriggio. E il prodotto all'epoca, vigenti certi personaggi, tra cui tale Poggiolini, e qui non entriamo nel merito delle truffe, che sono proprio la caratteristica fondamentale dei danni provocati dai farmaci nella società. Antonio Mastrapasqua, che abbiamo denunciato da Antonio Mastrapasqua è un'altra cosa, non c'entra su questo. Non c'entra, ma Poggiolini fu mandato espressamente dal presidente di Farmindustria, dell'associazione degli industriali del farmaco, come responsabile europeo dei farmaci, per far sì che in Italia la durata del brevetto fosse più lunga. Quindi ecco perché in Italia ad esempio i generici sono venuti dopo. Però questo cosa ha comportato? Ha comportato che il mercato è rimasto sempre ovviamente altissimo, però c'è stato un crollo dei prezzi.
Questo è il primo fatto. Il secondo fatto che è importante è che ha determinato anche una saturazione, questo è molto importante, anche una saturazione della richiesta. Questo è un fatto importantissimo. Perché? Perché questa saturazione della richiesta, come c'è oggi, ha comportato una riduzione dell'attività di ricerca su indicazioni che sono ormai obsolete. Pensate alla ipertensione, la pressione alta. Negli anni 60 e 70 intanto è stata scoperta la pressione, prima nemmeno la prendevano in considerazione. E poi si sono cominciati a misurare la pressione, però mi ricordo benissimo che all'epoca si sapeva soltanto misurare la pressione massima. La minima, che è la più importante, nessuno sapeva che cosa servisse. Perché la pressione minima è la più importante? Perché dà la misura dell'indurimento dell'arteria, specialmente per quello. Il rischio è legato all'indurimento dell'arteria, non al fatto che uno in una situazione emozionale la pressione gli arriva a 180-190. Tenete presente che l'oscillazione pressoria della pressione massima negli ultimi lavori, gli ultimi lavori fatti una quindicina, ventina d'anni fa, perché prima non li avevano fatti anche quelli, quindi c'è tutta una questione di tecnologia, di ricerca, di verifica sul corpo dei vili e in pratica, nella sostanza pratica, la pressione può salire anche a 400-500, non è solo i soldi di 180 millimetri di mercurio. L'organismo li sopporta perfettamente. Ad esempio, quando l'industria scoprì quei meravigliosi prodotti che sono stati beta bloccati, che in Italia non ci si è riusciti a lanciare, perché il medico aveva paura, perché quel nome beta bloccati chissà che cosa credeva che fosse. Allora, quando si è trattato di lanciare il beta, hanno fatto delle misurazioni della pressione in situazioni emozionali, per vedere che cosa potessero fare, cosa potesse ottenere per contenere queste variazioni pressorie. E le hanno misurate, ad esempio, nei concertisti, negli autisti di autobus, soprattutto nei corridori automobilistici. E in questi spazi pressori sono stati una cosa pazzesca. Quindi l'organismo, da quel punto di vista, di lì sopporta perfettamente. Ma faccio così delle piccole deviazioni per entrare un po' così un po' di squincio nella sostanza del discorso, che è estremamente complicato ed è difficile portarlo a su una linea, diciamo, conseguenziale e comprensibile. Allora, torniamo adesso a questo libro di cui consiglio la lettura, è uscito un paio di mesi fa. Come si chiama? Non si vede da qua. Si chiama Medicina senza rischi. Qui c'è riassunto un po' tutto, uno che legge questo qui impara moltissimo. E spiego perché. Dunque, questo Walter Bianchi, un testo informativo indispensabile, pieno di consigli pratici per tutti. Il mercato dei farmaci in Italia vale più di 20 miliardi di euro all'anno. Ora, ripeto, questo mercato è un mercato consolidato, fisso ormai, non c'è più alcun prodotto significativo che si possa sovrapporre a prodotti precedenti, perché ad esempio ho citato il caso della pressione alta, no? Perché a tutt'oggi la forzatura del mercato sui farmaci antipertensivi non c'è più, perché non c'è più bisogno. È difficile che l'industria oggi vada a ricercare dei prodotti innovativi nel campo della pressione. Nel campo del colesterolo, questo ad esempio è un campo enorme, perché il mercato degli anticolesterolo è un mercato eccezionale. Pochi sanno però che la pericolosità del colesterolo è stata scoperta, inventata, e qui entriamo nel marketing, non è più la ricerca. La ricerca è quella che ha trovato dei prodotti capaci di abbassare il tasso di colesterolo, però il marketing si è inventato che il colesterolo fa venire gli infarti, che invece non è vero. Ecco dove stanno i meccanismi
se uno abbassa il colesterolo spende un fracasso di soldi. Non solo, ma il bello è che per lunghi anni, come forse sicuramente qualcuno sa, vari congressi internazionali si concludevano, peraltro finanziati dall'industria, si concludevano sempre, no? Con questa frase che la massima sicurezza si ottiene abbassando il colesterolo di anno in anno sempre di più, no? Così lo stesso, quando usciva un nuovo prodotto antipertensivo si trovava sempre la possibilità di dire che la pressione ideale non era quella dell'anno prima, ma di 10 o 15 mm in meno dell'anno precedente. Questo è marketing, è puro marketing. Ad esempio c'è un altro aspetto che è molto importante, io ho fatto le analisi di recente e ho notato con molto piacere che nelle analisi mi hanno tirato fuori anche una misura volumetrica delle piastrine, che è importantissima, evidentemente, e io questo non lo sapevo e non lo immaginavo, evidentemente hanno trovato una tecnologia che permette di valutare il diametro e la grandezza delle piastrine. Siccome le piastrine sono all'origine degli ictus, mi pare anche ovvio che il barometro trovato questa nuova tecnologia venga messa in pratica. Questo per dire che il progresso è di questo tipo e va visto sempre sistematicamente in alternativa a invece agli espedienti del marketing, che sono pure invenzioni, ma comunque adesso lo leggiamo, abbiamo qui la conferma da tanti punti di vista. Grazie alle medicine oggi viviamo meglio e più a lungo, ma non dobbiamo dimenticare che i farmaci comportano rischi e hanno effetti collaterali, alcuni dei quali fatali. Secondo una stima, i morti in Europa per reazioni avverse ai farmaci sono 6 volte superiori a quelli per incidenti stradali e 23 volte superiori ai morti per droghe. E questa, ad esempio, è una notizia su cui non si riflette mai abbastanza. Guardate che sono cifre spaventose. I media degli Stati Uniti muoiono per effetti ospedalieri, cioè per il semplice fatto di essere entrati in ospedale, è una quantità di persone pari all'abbattimento di 10 turbojet ogni giorno. Se noi avessimo coscienza di queste cose si sarebbe leggermente più attenti, no? Sull'uso dei farmaci, cercheremo anche di ragionarci in qualche modo. Uno studio ha calcolato che le reazioni avverse sarebbero al settimo posto tra le cause più comuni di morte. Ma sarebbero, sono, qui sarebbero perché non si vogliono compromettere, ma sono al settimo posto. Ma per me sono anche al sesto, al quinto, al quarto. Perché oggi come oggi, che possiamo dire che viviamo anche abbastanza bene, abbiamo anche una cultura allargata sull'alimentazione, o per meglio dire, visto che quello dell'alimentazione è uno dei mercati più complessi e più redditizi che ci siano, basta vedere in televisione, fanno solo pubblicità di roba da mangiare. Però questo aumenta anche però la capacità di raziocinio delle persone, che prima non ci pensavano affatto. Fino a 4-5 anni fa nessuno pensava all'alimentazione, giusto? C'era il movimento vegetariano che poneva l'attenzione su queste cose. Oggi invece, con questo scatenamento oltretutto di queste scuole per cuochi, perché sembra che oggi questi grandi operatori finanziari siano il più il meglio, cioè, meglio che la società può produrre, no? Sono un metro, cavolo, accidente, capito? Allora, anche questa questione qui è cominciato a diventare un qualcosa di cui le persone più riflessive hanno cominciato a prendere coscienza. Questa è la prima guida completa pubblicata in Italia che spiega come fare un uso corretto dei medicinali. Adesso sentiamo chi è l'autore. Walter Bianchi, laureato in medicina e chirurgia, ha lavorato per 30 anni in aziende farmaceutiche, ecco perché dicevo che uno conosce benissimo le cose. Chi ha lavorato nell'industria farmaceutica, come io, per tutta la mia vita professionale, le cose le conosco perfettamente. Anzi, devo dire che poi a me mi hanno licenziato, perché io sono, come alcuni che mi conoscono lo sanno, all'origine di tutta una serie di leggi
che dopo grandi difficoltà siamo riusciti a far approvare, che però poi non so, di contenimento del pressing pubblicitario farmaceutico, che poi ci sono le leggi, c'erano prima, ci sono anche adesso, sono diventate leggi dell'Unione Europea, nessuno le applica, è cominciato i magistrati, questo è un altro discorso. Dunque, ha lavorato per 30 anni in aziende farmaceutiche multinazionali come direttore medico, direttore scientifico, responsabile della farmacovigilanza. Parliamo un momento di farmacovigilanza, perché anche questo è un fatto culturale. Che cos'è la farmacovigilanza? Per poter conoscere gli effetti secondari, gli effetti reali dei farmaci, è ovvio che bisogna sapere esattamente cosa succede. Siccome nei lavori propedeutici alla registrazione del farmaco e della messa in commercio del farmaco, le persone su cui il prodotto viene sperimentato sono pochissime, per avere un quadro generale sugli effetti secondari bisogna fare una ricerca ad ampio raggio, mettere dentro centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone, perché ci sono degli effetti secondari la cui percentuale è l'un per mille, è l'un per 10.000, come fai a saperlo se non prendi in esame, no? Tutta questa roba, anche su pressione di gruppi di cui ho fatto parte, a un certo punto in Italia è entrata in funzione anche la farmacovigilanza, la quale è entrata in funzione in teoria, perché in pratica non l'ha mai praticata nessuno, e quindi la farmacovigilanza in Italia è qualcosa di assolutamente irrisorio, riguarda sempre una minima parte di persone che operano in strutture particolari, ospedali e quant'altro, i quali sono talmente adibiti a fare la ricerca che fanno anche la farmacovigilanza. Ma l'ideale della farmacovigilanza sarebbe, no, quello di coinvolgere tutti i medici di base e tutti i farmacisti. Il tentativo di coinvolgimento è stato fatto per lungo tempo, i risultati sono stati zero, 0,0. Capito? Non solo, ma la prima norma, quella europea, che poi è diventata norma italiana, sulla farmacovigilanza, prevedeva anche la carcerazione di chi, a fronte di un effetto secondario, non lo segnalava. Questo per dirvi che se uno ha qualcosa che può coincidere con un effetto secondario di un farmaco, è meglio che si faccia ricoverare in ospedale. Ma nemmeno per tutti quanti, per tutti i cittadini del mondo. Ora, siccome noi sappiamo che là dove funziona la farmacovigilanza è nel mondo anglosassone, però il mondo anglosassone ha una reazione ai farmaci sostanzialmente diversa da noi, per cui noi non possiamo mai prendere come riferimento gli effetti secondari dei farmaci riferiti, che poi quando vengono riferiti nel bugiardino, nel bugiardino c'è scritto effetto secondario, non è che dicono dove è stato rilevato. Questo è un altro elemento che va preso in considerazione per capire qual è la gravità e la complessità di tutto il problema, no? Quindi un primo consiglio: c'è un effetto secondario riconducibile ad aver preso un certo farmaco, è sempre bene farsi ricoverare a un pronto soccorso e dire: guardi che io c'ho questo, se lei riscontra al medico pronto soccorsista, se lei riscontra che questo effetto è dovuto a un farmaco, vi faccio il favore di registrarlo e di spedirlo al Ministero della Sanità, perché così dovrebbe avvenire, questo dovrebbe essere l'iter di tutti, coinvolti anche i farmacisti. Qualcuno di voi avrà visto molte volte che all'epoca in cui questa questione della farmacovigilanza veniva molto spinta, vari intervistatori tipo Le Iene, tipo Striscia la Notizia e quant'altro andavano dai farmacisti a chiedere, non sapevano nemmeno, cascavano delle nuvole, poi immagino, io ho tante cose da fare, devo pensare a fare anche questo, ma fa parte dell'attività, vabbè, lo diremo dopo perché è importante. Allora, si è occupato di ricerca clinica sui medicinali, è membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Attività Regolatorie, SIAR, di cui è stato anche presidente, e del comitato scientifico del Master in Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie dell'attività di Verona, la
dell'Università di Verona. L'Università di Verona è una delle poche università che ha questo master. Dovrebbe essere in tutte le facoltà di medicina, in tutte le università, perché è una sensibilizzazione fondamentale. Cioè, se uno non capisce che quello che conta di più è vedere i risultati, e qui entriamo nel merito di un'altra cosa che vi voglio dire. E allora, da questo punto di vista, partiamo da una storia. Prima di tutto vi voglio far vedere due prodotti. Questo forse qualcuno di voi se lo ricorda, Optalidon, questo è l'Optalidon. Ecco, allora, l'Optalidon adesso lo considerano droga, ecco, o piace o quello che volete, ma quanti milioni di persone hanno preso? Nell'Optalidon c'è il piramidone. Quando io ho avuto i miei primi figli, per una minima febbretta, si dava la suppostina di piramidone. Parlo degli anni 60. Oddio, effetti secondari ci sono stati, però non in maniera tale da doverlo mettere fuori circolazione. Però ve lo faccio vedere per farvi capire quanto sia difficile, quanto sia complessa la problematica vista in tutte le sue sfaccettature. Oggi un prodotto di questo genere non è più reperibile. Perché? Perché sicuramente c'è di meglio, cioè c'è qualcosa che sicuramente è meno tossico. Questo rappresenta un sostanziale progresso. Uno, una volta, per un banale mal di testa ci pigliava 3 o 4 Optalidon al giorno, ce lo dobbiamo ricordare. Ma questo è giusto per farvi vedere qualcosa. E ricordiamoci che fino a poco tempo fa era regolarmente in vendita l'eroina. E quindi dice, ma come? Sì, era regolarmente in vendita. E fino a un certo punto poi hanno detto che era obbligatoria la ricetta. E questo qui è l'altra cosa. Questo qui è il Dicodid. Andando a vedere su certi manuali prontuari di medicina e soprattutto di farmacologia, si vedono quanti prodotti erano a base di Dicodid. Allora, il Dicodid è metilmorfina e veniva preso regolarmente per la tosse. Oggi abbiamo qualcosa di molto molto meno tossico, molto molto meno pericoloso. Quindi da questo punto di vista, concettualmente e culturalmente, abbiamo fatto un salto di qualità incredibile. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, proprio per far vedere come al salto di qualità culturale e intellettuale non corrisponda poi da parte delle autorità politiche, politico-sanitarie, correlate molto spesso col marketing farmaceutico, comportamenti adeguati. Allora, veniamo a questa faccenda. A un certo punto, un certo medico che si chiamava Cochrane, questo è l'unico libro di Cochrane che è stato pubblicato in Italia, questo Cochrane ha fatto un'esperienza interessantissima, era medico militare, fu fatto prigioniero e fu mandato in campo di concentramento a Corfù, questo era australiano, fu fatto prigioniero in Africa e fu mandato prigioniero mi pare a Corfù o a Creta, ricordo bene, e Ciabele era l'unico medico di 10.000-15.000 prigionieri di guerra. E lui lo dice in questo suo libro di memorie. Dice, io mi aspettavo, sai quanti morti ci saranno, quello che veniva da un'esperienza di medico di base in Australia, dice, qua sarà un finimondo, un macello. Invece ha avuto un morto solo. Allora di lì è nata, dico, la sua idea di vedere i fatti negli effetti, e da lui è nata quella che viene chiamata la medicina basata sulle prove di efficacia. Questo concetto è importantissimo, perché prima di Cochrane le prove di efficacia non c'erano, ovvero sia culturalmente la prova di efficacia non veniva presa in considerazione. Se io avevo la febbre alta e gli davo il piramidone, passava la febbre, va bene così. Non era il fatto che se era passata la febbre, quella era una prova tangibile di efficacia. Non so se ho spiegato bene il concetto. Culturalmente l'effetto va misurato.
se no non ha significato, non ha senso. Da Cochrane sono nati i gruppi Cochrane, e in Italia è nato il gruppo di cui ho fatto parte anch'io per un 5-6 anni. Questi gruppi hanno fatto un lavoro incredibile, veramente incredibile, perché sono andati non solo a vedere gli effetti reali dell'utilizzazione dei farmaci, ma anche degli interventi chirurgici, ma sono andati anche a vedere i vari, attenzione, questo è importantissimo, i vari risultati delle ricerche cliniche relative ad ogni tipo di intervento, compreso, come ho detto, interventi chirurgici. È uscito fuori un finimondo. Perché? Perché le grandi riviste internazionali di medicina, dove vengono pubblicate le ricerche, sono dipendenti dall'industria farmaceutica. E l'industria farmaceutica, e si fanno pagare per pubblicare i lavori, e l'industria farmaceutica di 100 lavori che commissiona per la verifica dell'efficacia di un farmaco, fa pubblicare sulla rivista internazionale solo uno o due lavori che danno sicuramente gli effetti positivi. Vi spiego, ci sono dei farmaci, no, che hanno, su cui sono stati fatti, che non so, 1000 lavori, quindi fanno, questi lavori qui vengono fatti, salvo che poi c'è il vaglio, no? Alla fine c'è il vaglio, dove deve servire invece che ci sia. E qui tutta una storia molto lunga che è inutile che vi dica. Per cui è molto probabile che di 1000 lavori fatti, 200 diano dei risultati positivi e gli altri 800 diano risultati negativi. E questo avviene regolarmente, soprattutto per quanto riguarda gli effetti secondari. Allora l'industria fa pubblicare solo gli effetti positivi. Però al vaglio dei gruppi Cochrane, che hanno preso in esame per ogni singolo prodotto, tutti i risultati di tutte le ricerche, è uscito fuori il finimondo. Ne è uscito fuori un lavoro importantissimo che è stato pubblicato in un prontuario del servizio sanitario inglese, che si chiama Clinical Evidence. Ecco qua, questo è il numero 2 della edizione Concise, questo è Concise, è l'edizione italiana. E adesso vi racconto una storia. A un certo punto c'era un certo ministro della sanità, che tra l'altro non era un civile, un medico, un individuo che faceva parte delle grandi società di ricerca italiane, eccetera, okay. Il quale ha cominciato a dire, qui noi abbiamo attuato la traduzione del clinical evidence, qui c'è scritto tutto, cioè c'hai un paziente davanti, gli vuoi dare quella medicina, vai qui a vedere se quella medicina è utile o non è utile. Mi sembra che sia la cosa più banale, che dovrebbe essere una specie di vademecum che tutti i medici dovrebbero avere nel loro a portata di mano, qui così, a portata di mano, ogni volta che devono prescrivere un prodotto o no. Allora, il ministro ci spara sta notizia, abbiamo pubblicato 250